Buonasera, buonasera a tutti cari amici, siamo qui a Bolognetta. Bolognetta ha un nuovo sindaco dopo qualche anno di commissariamento. Eccola qui la bellezza dell'America a Bolognetta, la signora Elizabeth Smith. Insomma, complimenti, auguri di buon lavoro. Grazie. Sindaco, che significa essere sindaco qua a Bolognetta per lei che viene dalla Virginia? Ma è una sensazione incredibile, sono molto emozionato, ma soprattutto sono onorata, perché spesso si riferisce ai paesi della provincia come chiuse, e ovviamente Bolognetta si è dimostrata con una mentalità incredibilmente aperta, perché hanno scelto un sindaco americano, che è abbastanza, credo, insolito, però dimostra una grande apertura mentale, e mi hanno abbracciato, mi hanno accolto. Ma dal primo momento, io vivo a Bolognetta da 17 anni e ne sono molto felice di abitare qui e molto onorato di fare parte di questo paese. Sindaco, quando il paese ha detto abbiamo bisogno di un nuovo sindaco, lei ha detto io sono presente. Lei aveva fatto già qualche anno, diciamo, di consigliere comunale d'opposizione. Ecco, il comune usciva da un commissariamento. Ecco, che significa oggi essere e prestarsi alla politica, dare il proprio contributo? Intanto ci sono molti commenti che stanno arrivando con applausi, eccetera, eccetera. Che significa per lei oggi dare il suo contributo? Da dove partire? Qual è il suo punto di contatto iniziale con quella che è una comunità che l'ha scelto, devo dire, con grande amore? Allora, io direi che la base di qualsiasi cosa per noi è di ricostruire il tessuto del rapporto fra comune e cittadinanza, perché è logico, già credo tutti i paesi e città hanno sofferto la pandemia. Noi abbiamo avuto in seguito immediatamente un dissesto finanziario seguito da un commissariamento. Allora, logicamente questo ha pesato moltissimo sia sulla vita sociale dei cittadini, ma anche sul rapporto fra l'istituzione e il cittadino. Io vengo dagli Stati Uniti, dove i governi sono fatti dai cittadini, e allora ovviamente questa è una cosa per me importantissima, che io ho un contatto continuo con il cittadino. Le faccio una domanda, non so se lei è d'accordo: bisogna ricostruire forse l'unità di questo paese? Penso di sì, perché ovviamente quando c'è qualsiasi evento traumatizzante, e possiamo dire pandemia e Covid, poi seguito dissesto finanziario, poi commissariamento, sono tutti e tre eventi traumatizzanti per i cittadini. Allora ognuno reagisce al proprio trauma. La dottoressa Lea Gresti qui, che è un medico di famiglia, può dirlo ancora meglio di me, che è uno delle neoassessori indicato. Poi la sentiremo. Ecco. Intanto parliamo col sindaco. Ecco. Allora, qualsiasi evento di questa natura è traumatizzante. Allora, assolutamente dobbiamo lavorare sull'unità del paese, e questo aperto, questa comunicazione aperta continua. Cosa ha sentito durante la campagna elettorale? Qual era il bisogno della gente? E soprattutto cosa chiedeva la gente in termini anche di svolta politica? Allora, intanto volevano avere qualcuno con cui parlare continuamente, perché ovviamente hanno sentito il distacco, soprattutto con il commissariamento. E allora la prima cosa che tutti chiedevano: noi vogliamo un sindaco, vogliamo assessori e con consiglieri comunali con cui possiamo relazionare sempre, non vogliamo un distacco. E poi i servizi di base, cose che dovrebbero essere abbastanza scontate, dal riparazione alle strade a pulizia dei tombini in anticipo delle piogge. Sindaco, qualcuno, scusi, sta scrivendo: io la conosco da anni, è una grande donna. È quello. Grazie. Ma noi la vorremmo anche come grande sindaco. Grazie. E sicuramente farà di tutto, no? No, sicuramente con l'aiuto proprio dei bolognetesi, a cui devo tutto. Beh, ci presenti gli assessori. Allora, prima parto con la signora, che è la dottoressa Lea Gresti, che è un medico di famiglia. Io l'ho scelto in modo particolare proprio perché è il medico di famiglia, è uno dei medici curanti del paese, perché ho detto, quando l'ho presentato alla cittadinanza, lei ha il polso della situazione, perché le persone con il medico curante non si limitano solo alle malattie, ma le loro frustrazioni, le loro difficoltà, e lei ovviamente... Il medico è tutto. Esatto, ha una sensibilità maggiore che può comunicare e anche relazionare con noi nell'istituzione di cosa ha bisogno il cittadino.
E allora cosa ha bisogno il cittadino? Vabbè, meno male, ha bisogno di quello che ha detto Elisabeth, ha bisogno di contatto umano, di sapere dove poter bussare, quindi diciamo, noi siamo lì pronti ad accogliere tutti, c'è una porta aperta a tutti, ecco, per tutte le problematiche, speriamo di poter risolvere e accontentare tutti. Lei che è di Bolognetta e comunque sì, storicamente vive le sempre, no? Sì, da sempre. A Bolognetta. La domanda che le faccio è questa, è ricostruire un paese da un punto di vista anche dell'identità è dura, sì, qualsiasi paese, attenzione. Sicuramente. Ecco, lo sarà probabilmente anche per Bolognetta. Cosa ci vuole? Qual è la medicina? Lo chiedo a un medico. Qual è la medicina giusta? Niente, forse la legalità. La legalità, quella è la cosa principale. Dico, noi siamo alla base di questo. E poi, ripeto, diciamo, l'avere i rapporti, i rapporti che devono essere abbastanza aperti e collaborazione. Insomma, ci vuole un po' un mix. Anche di la tutto. Macchina amministrativa. Sicuramente, noi non sappiamo quello che andiamo a trovare, dico questo, non facciamo né promesse né niente, sicuramente lavoreremo tanto per i bolognettesi perché lo meritano. Maria Grazia Scafidi dice grande Elisabeth, grande Lea, insomma, grande tutti. Grande e allora, tutte. Sindaco, ci presenti l'altro assessore? Allora, l'altro assessore è il capitano dottore Salvatore Guttilla, che ha fatto la sua carriera principalmente nella l'arma dei carabinieri. Perfetto. In più ha altre quindi legalità al 100%. Al 100%. Io l'ho detto, non voglio soffermarmi sappiamo tutti le difficoltà che abbiamo avuto qui. Allora, però non ci possono essere ambiguità. E allora la scelta anche di avere Salvo accanto è proprio questo, è un segnale molto chiaro al nostro impegno verso la legalità. Lui anche è laureato in giurisprudenza. E allora, così. Ci dica la sua. Che dico la mia? Allora, la mia qual è? Che da qualche anno in pensione, giustamente qualcuno pensava che mi sarei annoiato, allora dice... Ed è venuto a disturbare. Mi ha detto, dice, facciamo qualcosa per il nostro paese e cercheremo di fare qualcosa al nostro paese. Anche dico io, 42 anni di pubblica amministrazione, nell'arma dei carabinieri, e ho anche un'impresa, io a Bolognetta, quindi praticamente mi occupo anche di, sono anche un imprenditore, e quindi per me le imprese sono molto importanti per un paese e sono quelle che esportano praticamente linfa e benessere nel paese. Abbiamo parlato di legalità, quindi qualcuno magari riceverà una risposta che sarà anche negativa, ma la risposta ci sarà. Noi avremo le porte aperte al comune per ricevere le persone, ma non tutto sarà positivo, perché giustamente abbiamo a che fare con una pubblica amministrazione che soffrette sotto il profilo economico, e già sappiamo. Sindaco, allora qualche altra domanda, capisco che lei in questo momento è emozionata, sì, ovviamente, due domande, qualcuno, anche lei, ha parlato di imprenditoria, sì, l'imprenditoria sana ovviamente, sì, che va sostenuta, che va incoraggiata, voi tra l'altro avete qui un tessuto imprenditoriale abbastanza importante. E parliamo importante di ristorazione per sì, esempio, senza fare nomi ovviamente, sì, ma parliamo anche di aziende agroalimentari, certo. Ecco, cosa farete con queste aziende, se ci sarà una leva di sviluppo, sagre, promozione, pubblicità, ecco questo. Allora, la prima cosa che intanto abbiamo detto nel nostro programma è che vogliamo creare la consulta delle imprese, perché Bolognetta ha una tradizione di consulte, consulte degli anziani, consulte dei giovani, delle donne, e io ho detto, da buon americano, ho detto, ma la consulta delle imprese ci sarà, no? E allora questa è una cosa a cui noi abbiamo messo proprio come un punto fondamentale del nostro programma. Poi è logico, io ritengo, venendo dagli Stati Uniti soprattutto, che le imprese devono essere un vero partner con qualsiasi pubblica amministrazione, ognuno per il suo ruolo, e allora speriamo di creare questo simbiosi, diciamo, dove possiamo lavorare insieme, sempre nella legalità, ma per promuovere le eccellenze del nostro territorio.
E Rosaria Rizzo dice auguri a tutti, in particolare alla sindachessa, sindaca, vabbè, è sindachessa, scrive lei, lavorare bene, Bolognetta se lo merita con lei, vabbè. Altra cosa, gli anziani, i giovani, sappiamo sì. come il tessuto sia importante, quello dei giovani, purtroppo lo sappiamo, il degrado sociale in tutti i paesi, sì. ecco, bisogna invertire questa tendenza. Sindaco, lei che vuole fare? Allora, io ho incontrato sia gruppi di anziani che gruppi di giovani. Intanto devo dire, noi promuoveremo più collaborazioni con le associazioni già presenti sul territorio, e mi riferisco per esempio agli Scouts, l'Avis, Guardare Avanti, BC Sicilia, Proloco, Protezione Civile, che sono riuscite a mantenere una presenza nonostante il Covid, dissesto finanziario e il commissariamento. Allora, sicuramente, siccome c'è già una base buona delle associazioni nel bolognettese, noi vorremmo in ogni caso continuare su questo. Poi in più, tutti e due i gruppi ci hanno chiesto di provvedere a qualche spazio comunale dove possono unirsi, fare le loro attività, e questa è una priorità. Ovviamente cercheremo delle risposte che non richiedono grandi risorse. Questo almeno per adesso. Almeno per adesso. Le scuole? Le scuole, noi abbiamo la scuola qui di infanzia, la scuola elementare, la scuola media. Che lavoro farete con loro? Ah, sicuramente, cioè, siccome la scuola è proprio di Bolognetta, anche l'edificio comunale, vorremmo fare, intanto ovviamente dobbiamo fare la nostra parte, quello che è dovuto, però vorremmo fare una serie di attività specificamente fatto per le scuole con l'istituzione, e continuare un programma che già esiste. Non lo so se voi lo sapete, Bolognetta ha, per modo di dire, un baby sindaco, con un baby consiglio, con baby assessori, e ovviamente noi continueremo questo e tenteremo di potenziarlo ancora di più. Un'ultima domanda, suo marito lavora al Teatro Massimo, vostro amore è nato in altri lidi e in altri momenti, nel Bar Sotto, se non ricordo male. No, veramente al Conservatorio di Milano eravamo colleghi, compagni. Poi siete scesi e siete venuti a Palermo, lei per motivi di ristrutturazione della casa viene a Bolognese, ecco, e lì lei correva l'anno 2006, credo. Sì, 2006, sì. Ok, e resta qui, si innamora di questa terra, di questo paese, di questi luoghi, di questi ulivi, dell'ogliastro, dell'ogliastro. Ecco, ora io le chiedo, cambierà musica? No, assolutamente. No, io proseguo. Questa è la sinfonia perfetta per me. Quale destino e quale futuro allora si augura da sindaco a questo punto per la sua Bolognetta? Ma intanto di trovare modi di ricucire per primo il tessuto sociale e il rapporto con i cittadini, e poi dopo di tentare di potenziare le nostre eccellenze attraverso i finanziamenti. Sicuramente seguiremo alcuni progetti già instradati dai commissari i fondi PNRR per quanto è possibile per il comune di Bologna. Come si dice in americano, dialogo? Dialogue. Ecco, forse dialogue. Bisognerebbe partire da lì. Esatto. Ok, allora auguri, signor. Grazie a tutti voi.